pomeriggio, eccoci finalmente. No, ve lo devo far vedere il mio filo scudiero che oggi, in mancanza di buste, si sta infilando dentro la cartellina trasparente dove io ho conservato tutti i miei appunti sulla Turchia. Cioè, questo gatto è qualcosa di indescrivibile. Questo è un vestitino della marca questa, però l'ho messo una volta sola come vestito perché è veramente veramente corto. Oggi ci ho messo sotto i leggings così per stare in casa, perché in realtà devo pensare a come abbinarlo, visto che come abito è troppo corto. Se avete suggerimenti, io pensavo o sopra un jeans stretch o sopra leggings jeans, ma passiamo alla Turchia. Allora, Turchia sì, no, forse, come, quando, quanto. Per 12 giorni, vi dico su, ecco, è arrivato. Vabbè, ha trovato la sua vittima. Per 12 giorni abbiamo speso, voli e alberghi compresi, all'incirca 900 euro. Quindi, secondo me, una vacanza molto conveniente. Siamo partiti il 17 di agosto, 17, 18, 19... 17, 19, 20, se non sbaglio, siamo stati a Istanbul. Siamo partiti la mattina del 21, sì, per andare a Izmir, aeroporto, trasferimento fino a Selçuk per vedere le rovine di Efeso. Da lì la mattina dopo siamo partiti per Pamukkale. E la mattina ancora dopo, da Pamukkale via autobus, e anche da Selçuk a Pamukkale siamo andati via bus. Poi da Pamukkale siamo andati in autobus a Bodrum. Allora, come mi sono organizzata? Cosa rifarei e cosa non rifarei? Potrebbe essere un video molto lungo, io inizio a parlare, vediamo. Allora, quello che io faccio prima di ogni vacanza è documentarmi. Io leggo moltissimo i racconti di viaggio sul blog, sito Turisti per Caso. Anche per la Turchia ho letto tanti racconti di viaggio. Cosa faccio? Quando trovo degli input per me positivi da quei racconti di viaggio, me li segno sulla piantina e, a seconda del tempo che ho, vedo se riesco a fare queste cose, e da lì parte un po' la scelta. Le prime cose che ho fatto sono state prendere i voli di andata e di ritorno. Sapevo che volevo andare al mare nella zona di Bodrum, che è di fronte a Kos, di fronte a Rodi, per farvi capire, perché di Antalya, della parte di Antalya, mi avevano parlato tutti abbastanza male. Di conseguenza io volevo andare al mare, ero in Turchia, potevo anche andare a Kos in effetti, però ho pensato di esplorare la zona di Bodrum. Come dare un senso a questo video? Allora, uso per i voli il sito Vola Gratis, che mi piace perché mette da qui le date, da questo lato le partenze, da questo lato gli arrivi, e voi riuscite a vedere all'interno della tabellina i prezzi più convenienti, quindi riuscite a spuntarla un po' anche sul prezzo dei voli. Normalmente poi io vado sul sito della compagnia aerea e vedo se mi costa di più o di meno, o se mi conviene comprare con Vola Gratis. Gli alberghi li ho prenotati tutti, perché non ho tanta voglia di arrivare sul posto e stare a sclerare per trovare l'accommodation, diciamo. Volendo potete anche arrivare sul posto, andare in agenzia, vedere un po' che cosa hanno da proporvi. Io ho prenotato tutti i voli prima, quindi mi ero già definita tutti gli spostamenti. Utilizzo normalmente Booking. Una volta filtrati gli alberghi su Booking, vado a posizionarli sulla piantina, perché sembrano sempre tutti in centro. Poi in realtà, se li andate a mettere su una vera piantina, vi rendete conto se sono effettivamente in centro oppure no. Già Istanbul ha due zone, quella sotto di Sultanahmet, diciamo che è la più turistica, e quella sopra di Taksim, sono due zone completamente diverse. Quindi io volevo stare a Sultanahmet, vicino alla moschea blu, insomma in quella zona lì. Mi sono piazzata al mio alberghetto sulla piantina e ho detto sì, questo alberghetto va bene. Gli altri trasferimenti, ovvero da una città all'altra, li ho sempre definiti tramite blog. Cioè, nei vari blog leggevo come le persone si erano spostate da un punto all'altro, e da lì più o meno mi regolavo anch'io. Allora, all'andata ho viaggiato con Turkish, da Milano Malpensa a Istanbul. A quel punto avevamo due possibilità: prendere un taxi o muoversi con i mezzi. Io avrei potuto risparmiare sui taxi 50 euro in tutta la vacanza, però li avevo prenotati dall'Italia, dei trasferimenti privati,
dei taxi privati, diciamo, per il semplice motivo che partivamo di casa alle 2 di notte per andare a Malpensa, il volo era molto presto, e ho pensato, una volta che arrivo, ritiro i bagagli, non ho voglia perché sono stanca di star lì ad aspettare il mezzo per poi arrivare in centro, non sapere dove è l'albergo, stare a sclerare, insomma, ho prenotato un taxi che ci è costato 20 euro in due. Servizio privato, noi due, basta, ti porta all'albergo, gli dai 20 euro, buonanotte al secchio. L'albergo che avevamo a Istanbul era brutto, non ve lo consiglierei, era comodo perché era veramente a due passi dalla parte più turistica, e, però non era carino, era pulito, il bagno in stanza, però veramente misero. Diciamo gli unici pro erano il prezzo abbastanza conveniente, la pulizia e la vicinanza al centro. Se poi volete posso entrare ancora nel dettaglio e dirvi che cosa ho visto a Istanbul, altrimenti vi dico semplicemente come mi sono organizzata e quali sono poi le mie sensazioni finali. A Istanbul sono stata per l'appunto 3 giorni. Istanbul è una città organizzatissima, il 90% delle persone che ho incontrato parlava inglese, magari poco, ma comunque vi sapeva dare indicazioni. È una città molto economica, per mangiare non ci sono problemi perché a ogni angolo trovate qualcosa da mangiare, fate le classiche cose turistiche, ma anche no, noi ci siamo persi un po' volutamente in un quartiere abbastanza povero, dove c'erano ancora le case di legno, però secondo me anche quello era da fare, siamo stati una mezz'oretta, poi ce ne siamo andati, perché non era proprio il top. Io avevo fatto così, praticamente mi ero piazzata sulla piantina stampata già da casa, le due zone, vedete, questa è la zona di Sultanahmet, e questa qui dietro invece è la zona di Taksim, Galata. Mi ero piazzata sulla mappa in verde tutti i posti che volevo andare a vedere, in modo che ogni giorno facevo una zona diversa, non dovevo saltellare da una parte all'altra. Prima di partire mi ero già anche presa degli appunti, sempre leggendo sui vari blog, dei posti dove andare a mangiare ed eventualmente delle chiusure dei vari posti. Ad esempio mi ero segnata che il Topkapi è chiuso il martedì ed è aperto normalmente dalle 9 alle 17, mi ero già segnata i prezzi degli ingressi, a Hagia Sophia non ci può andare il lunedì, insomma prima di andare avevo piazzato sulla piantina i posti che volevo vedere, quali erano i prezzi dei biglietti d'ingresso e quali erano gli orari. Vabbè, per farvela breve ve lo posso anche dire che cosa ho fatto. Scusate, tanto ho scritto tutto, però non so dove. Ok, allora a Istanbul ho visitato il primo giorno la Cisterna Basilica, la Torre di Galata e la Moschea Blu. E poi ho camminato lì intorno a Galata, questo avevamo solo il pomeriggio, quindi ho fatto queste cose. Assolutamente mangiate il panino con il pesce sul ponte di Galata e comprate a 1 lira i pani che vi vendono nei carrettini, perché sono buonissimi. Il secondo giorno, la mattina, ho fatto la crociera sul Bosforo, il pomeriggio abbiamo fatto una lunga camminata fino alla moschea di Solimano. Dopodiché purtroppo non sono stata bene, la sera ho vomitato, ma cose di gastrite, non cose strane che avevo mangiato, quindi il pomeriggio del secondo giorno me lo sono un po' giocato e anche il pomeriggio del terzo, purtroppo. La mattina del terzo giorno siamo andati a Topkapi a visitare l'harem e tutto quanto, il pomeriggio Paolo è andato in giro, io ero in casa. Purtroppo collassata, non sono stata tanto bene. Dopodiché, la mattina del quarto giorno, abbiamo preso sempre tramite un trasferimento privato che mi è costato un sacco di soldi, 30 euro a testa, un taxi molto presto, alle 4:30 del mattino, per andare all'aeroporto ed andare a Izmir. In quel caso, se avete l'aereo molto presto, valutate se prendere un taxi oppure no, perché gli autobus per quell'altro aeroporto lì di Istanbul, dove partono i voli per Efeso, partono da piazza Taksim, che era lontano dove eravamo noi, per quello avevo optato, sempre leggendo nei vari blog, per un trasferimento privato.
Siamo andati atterrati a Selçuk, da lì avevamo un altro trasferimento privato, poi finiti, un altro taxi per andare all'ostello. Se volete andare a vedere le rovine di Efeso, aspettate. La corriera, diciamo il bus, perché ogni 40 minuti parte il bus dall'aeroporto di Smir e va direttamente a Selçuk, che è il paesino da dove poi si parte per andare a vedere le rovine. Vi lascia lì in centro, da lì chiedete, poi sono tutti così gentili che probabilmente le persone dove avete prenotato da dormire vi verranno direttamente a prendere alla stazione degli autobus. A me no, funziona quasi sempre così. Se devo dirvela proprio tutta, le rovine di Efeso io le avrei anche saltate, nel senso che sicuramente è un posto molto bello, molto suggestivo, ma se siete americani o cinesi, noi italiani siamo abituati a certe bellezze, a certe rovine, agli anfiteatri. Di conseguenza, se siete lì di passaggio o riuscite a farvela come gita in giornata, se partite con le agenzie, spesso ci sono gite organizzate in giornata da Istanbul per andare a vedere le rovine di Efeso. Valutate se proprio ci tenete bene, altrimenti, se io vi devo dire la verità, siamo rimasti sì colpiti, ma non estasiati. La sera siamo rimasti lì a dormire a Selçuk, che alla fine aveva un centro carino. Abbiamo mangiato in un ristorantino sotto i resti di una cisterna romana, in cima c'erano le cicogne, era carino il posto, però ecco, le rovine di per sé, un caldo cane, 60 gradi c'erano, li abbiamo un po' patiti. Dopodiché la mattina dopo siamo partiti per Pamukkale. A Pamukkale siamo andati via bus, che ci è costato 10 euro. Voi prendete questi bus e sono fortissimi perché oltre all'autista c'è anche l'assistente. Allora l'assistente nelle 2-3 ore di viaggio passa il tempo. A offrirvi da bere, tortine, acqua, vi porta il coso per l'igienizzante per le mani, spuzzava il profumo per terra, cioè sembrava di essere in aereo, c'era l'hostess, praticamente c'era lo steward. A Pamukkale avevamo un albergo veramente delizioso. Siamo arrivati all'ora di pranzo e alle 4 del pomeriggio il proprietario ci ha portato a vedere le rovine. Vi consiglio innanzitutto di andare molto tardi nel pomeriggio perché fa un caldo veramente impressionante. La parte alta di Pamukkale ha una Hierapolis molto bella, anche delle rovine che valgono la pena veramente visitare. Quindi io vi suggerisco di farvi portare o lasciare nell'ingresso che c'è più in alto, di visitare prima le rovine tutte in cima e poi scendendo vi fate le vasche, quelle famose di Pamukkale, travertino bianco, che sono belle, però non sono stupende, nel senso che sono delle pozze, cioè l'acqua è alta così, non vi fate il bagno, camminate lì dentro, però secondo me è un posto da vedere. La mattina ancora successiva abbiamo preso un altro autobus, viaggio molto lungo. Siamo partiti alle 9:30, siamo arrivati all'1:30, cioè ce la facciamo più. Siamo andati a Bodrum, dove siamo stati per una settimana. Albergo di Bodrum, essenziale, però vicinissimo al centro. Bodrum viene un po' definita la Rimini turca e questa cosa a me mi aveva un po' spaventata, se vi devo dire la verità, perché a me non me ne può fregare di meno né di andare a bere né di andare a ballare. A me piace vedere posti di mare, di giorno, paesini, eccetera, eccetera. Però comunque Bodrum si è rivelata una scelta azzeccata perché essendo un po' il paese più grande di quella parte di costa turca, da lì poi si parte per vedere tutti i paesini. Allora, come vi dicevo già anche prima, la Turchia è un paese estremamente civile e organizzato. No, squilla il telefono, non rispondo. Fate finta di niente.
E perché dalla stazione dei Dolmus, che sarebbero i pulmini, dalla stazione dei Dolmus di Bodrum partono pulmini per qualsiasi località di mare. C'è un tabellone grosso così con tutte le destinazioni e i vari colori dei vari pulmini da prendere. Voi andate in questa stazione, se volete andare ad esempio alla spiaggia di Orta Kent, leggete chiaramente sul pulmino Orta Kent, vi avvicinate, pagate all'autista, vi lascia in spiaggia, lo riprendete al ritorno ed è andata benissimo così. Spiagge da consigliarvi in quella zona, se andate lì al mare, due: quella di Orta Kent e quella di Bitez, che sono spiagge molto lunghe, bel mare, pulito. La cosa fighissima è che non si pagano i lettini e gli ombrelloni sono gratuiti. L'unica cosa che voi dovete fare, avete l'obbligo di consumare all'interno del bagno, quindi ecco, non vi dovete portare l'acqua da casa, andate lì, vi prendete il cappuccino, il succo. Noi facciamo normalmente anche pranzo, spendendo, che vi devo dire, me l'ho segnata da qualche parte, pranzo più lettino 12,50 euro a testa, per dire, tutto il giorno. Il bus costava 2 euro, insomma si spende veramente poco. Abbiamo fatto due gite in barca in caicco, quelle sono assolutamente consigliatissime, costano fra i 10 e i 20 euro e vi danno anche pranzo e anche da bere, in quelle che pagate un po' di più, e pagare di più intendo 20-25 euro al massimo, e vedete le calette, e ci sono dei punti di mare veramente splendidi. Uno si chiama addirittura Aquarium, acquario, perché proprio voi vi buttate circondati da pesci. Ci sono dei punti in cui l'acqua è caraibica, altri in cui non lo è, ma è veramente bellissima. La prima gita è stata poi anche divertente perché i ragazzi turchi ballavano, ci coinvolgevano, insomma, è stata veramente una bella gita. Impressioni assolutamente da rifare, cioè la rifarei come vacanza. Sono contentissima di aver scelto la Turchia. Ho trovato i turchi veramente gentili, puliti, parlavano inglese, ti davano una mano. Anche quando non parlavano inglese, ti davano una mano lo stesso. Una volta, quando ci eravamo persi un po' in quel quartiere un po' malfamatino perché molto povero, con le case di legno e tutto, un signore ci ha fermato dicendoci in turco il nome di una moschea, pensando che noi volessimo andare a vedere questa moschea e che ci fossimo persi. Ma noi non abbiamo neanche chiesto niente, cioè proprio lui, vedendoci lì, avrà pensato: che ci fanno questi? Questo non è un posto turistico, gli dico dov'è il posto. Quando eravamo vicino al ponte di Galata, a un certo punto ci siamo trovati la domenica, se non sbaglio, in mezzo a tutte le famigliole turche che facevano il picnic, e stavamo guardando due donne che cuocevano il pollo su un piccolo barbecue, no? Allora noi, incuriositi, da lontano guardavamo queste due donne che dopo 3 minuti sono arrivati col panino con dentro il pollo che stavano cuocendo, cioè ce l'hanno portato subito un po' ad assaggiare perché magari pensavano, non lo so, che avessimo fame. Questa cosa di questa organizzazione dei trasporti a Bodrum io l'ho trovata eccellente, cioè non c'è neanche bisogno di affittare un mezzo o uno scooter, anche perché guidano male. Perché voi andate lì e ogni 3 minuti parte un autobusino che vi porta alla destinazione desiderata. Costa poco. Se volete spendere un po' di più per mangiare bene, comunque pagate 20 euro la cena, che se ci pensate è una pizza e una birra qua a Torino. Salterei per l'appunto le rovine di Efeso, o perlomeno le farei solo se siete in vacanza in Izmir, vi fate la gita in giornata, altrimenti io non sono rimasta entusiasta. Fatemi tutte le domande che volete perché mi rendo conto che avrò parlato a raffica, vi avrò detto tante cose, ma probabilmente non vi ho detto niente. L'unica cosa, ecco, di Bodrum che non mi piaceva tanto è che, essendo un po' un posto super turistico, ci sono i classici ragazzi dietro ogni locale che vi chiamano: mangiate qui, entrate qua, che dopo un po' mi rompono. Ma mi rendo anche conto che il loro lavoro, cioè, poverini, po no, poverini, magari a loro piace, ci vivono dicendo: guarda il menù, mangia qua, vuoi un drink, vieni qui, amico, Italia, Italia, Italia. Quello era un po' noioso, però ci sta, nel senso, il posto turistico è un po' anche quello. Un'altra cosa di Bodrum assurda è che è il paese del falso, nel senso che loro
in negozio, ci sono negozi e negozi e negozi che vendono roba contraffatta. Contraffatta molto bene, tra l'altro, quindi non borse che pagate 5 euro, magari pagate anche 50, 100 euro, però imitazioni veramente belle. E avevo beccato una coppia di ragazzi milanesi che hanno preso: dammi due Chanel, uno di quello, uno di quell'altro. Harry, perché mi devi mordere? Sto parlando. E se vi piacciono le cose contraffatte, quello è il paradiso. Per adesso è ancora abbastanza legale lì vendere queste cose proprio nei negozi, cioè rilascia lo scontrino fiscale, quindi ecco, va bene così. Per il resto scrivetemi qui sotto tutte le domande che avete in mente, tutte le cose a cui posso rispondere, cui probabilmente non ho nemmeno menzionato nel video, mi dispiace, ho parlato a ruota libera. Alla prossima, bellissima vacanza!